Ok, detratto al Duno Demone fa schifo, ma in quel caso per non giocare intorno a Zapper ci metti dentro la Savanheim e ne sei 10 volte più forte. È solo una giocata intorno a Zapper. Sirella mi sembra super solida, mi sapete. Anche Galaxy andrà male, però Sirella mi sembra solida. Fatto che non ci stanno Elemental, non so di Elemental Draghi, probabilmente... Probabilmente... Galla poteva essere simpatico. E cazzo. Ops. Vogliamo un treno. Regola numero 4. Tieni sempre un elenco di chi vorrebbe porre fine alla tua esistenza. Vogliamo un treno? Che posso fare di diverso qua? Prendere gatto, vendere gatto, far HP sull'uno, triplare token e tenerlo in Puoi mano. già prendere un 3 volendo. Esatto, sì, però... Boh. Secondo me non c'è grossa fretta, no? Io anticipi un Prendo turno. dopo. Sì, se trovo il 2-6, sì. Ma con Q1 non posso perdere. Ah, ma non ha giocato normale lui con 1-4 da... Ah, lui ha giocato a metà. Ha preso l'1-3 e poi non ha tirappato per la 2-4. Sta giocando. Ha fatto una sorta di mezzo e mezzo, ha fatto. Sei qui per Capisco. commerciare o per sprecare fiato? Merda. Ranna giocando normale, quindi con Ranna vinciamo sempre, no? Vabbè, alla fine questa è una sorta di nozza, anche Noxirella ci permette di avere roll gratis, quindi ci sta. In quel caso, mica, in quel caso sarebbe veramente grossa come cosa. Sta giocando normale Ranna, probabilmente vuole adesso usare i roll, no? Ci sta in realtà. Perché adesso fa roll, roll, bye. Dovrebbe sbloccare la taverna. Ok, il 3-2 non è male. Io voglio salire. Sei forte, Mike? Sei forte? Oh, Rana, un 4-4 e un tanto di 2. Hai rana. Bestia 4-4 Io e un ho anche tanto il di 2-2, 2. no? Tu c'hai rana 4-4 e un taunt 2-2. E vinci. Non dovresti prendere troppi danni, però. Se lascio il 4-3 in fondo. No, in realtà, scusami. Se lascio il 4-4 in fondo. Che senso? Oh, guarda che mi sono tenuto i pezzi in mano io, Questi sono due pezzi in mano. C'ho 3 pezzi, ma hai detto che... Ran hai rana. Hai rana 3-3 e 2-2. Vincevi, Mike. Vincevi. Se non mettevo tanto... Quindi mi fai tenere i pezzi in mano per vincere Ma bro, non hai capito? Cioè, nel senso, che pezzi male ti sei tenuto te? te. È quelli che ho comprato adesso nello shop. C'avevo un altro salorisco e lo spawn. E io ti ho detto, devo mettere taunt altrimenti perdo. Wow! Prova un attimo a pada. Vabbè, 7 danni sono una cazzata. Keyboard, Murloc ed Elemental sono quelli che mancano. Ti aspettavi che ti consolasse? Rimettiti in piedi. C'ho un roll, sta taverna fa schifo. Io questo turno mi devo potenziare, no? Cioè, non posso andare. Io non posso andare a ricerca di pezzi. Come, cioè, non posso andare a ricerca di rane solamente perché c'è un pezzo addontato. Quindi qua io prendo il 2-2. Cioè, altrimenti siamo veramente stupidi.
La domanda è, io non voglio bruciare sta coppia. Ha senso vendere il 4-4 invece che bruciarmi sta coppia? Cioè dovrebbe essere forte abbastanza costoro. Al massimo salta dopo. Qua il problema, l'unico grosso problema è se trovo rana io che faccio? La devo prendere per forza? Mamma che brutto quel hit, bro. Madonna, man, che hit sono questi? Mamma mia, scabrosi? Certo, e beh, per forza, perché rifresciare? Speriamo che non mi ammazza l'uovo perlomeno. Oh, vaffanculo, man, pedissi danni. Cazzo, meritati. Dopo hit l'ha fatto. Ok. Ma veramente vogliamo... Cioè questo qua ovviamente va comperato. Ok. Ok, iniziamo a farmare qualcosa. Cazzo, non lo so. Cioè, no, il fatto che non puoi non comprarlo, no? Cioè, se vuoi vincere, non puoi non comprare sta roba. È OP, Cioè, in realtà il setup è perfetto. Il problema è che non ho demoni. Vabbè, è contro Cthulhu, sapete com'è. Non sarà facile. Ok, magari se non è un brutto inizio, è un pezzo tempo, ci sta. Questa invece è una merda invece. Destra o sinistra? Meglio sinistra. Wow. Oh. Bro. Mi serve Uzrul. Coppia di Mac. Coppia di Mac è meglio del refresher. Cioè meglio dell'1-2. Man, devo tripare qualcosa, mi serve il pipistrello. Cioè mi serve modo di scalare con i demoni. Questo è un buon modo per scalare con i demoni. Salta. 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 3, 4, 5, 6 e 2, 6. Scelta saggia, comandante. Cazzo, ho sbagliato, raga. Ho sbagliato. Ah, ho sbagliato, bro. Cazzo, non so come pensavo di avere il gold per il Voidlord. Cioè, il Voidlord è quello più forte del C4. Peccato. Non so la mia testa cosa cazzo ha contato. Infatti, mi sembrava infatti di avere troppi soldi. Ho detto lì per lì. Mamma che game difficile. Mi sono complicato la vita. Ma era molto meglio andare a bestie invece che far questo. Dammi il morto, bro, dammi il morto. Questo turbolento campo di battaglia. Mike, eri forte, Mike? Dai, infatti, mi hai compromesso. Saran. Vabbè. Già fatto male.
Niente, volevo tripare le uova, non ci sono riuscito. Beh, se tu pensi che io abbia un professor Aran, io pensavo di essere stato chiaro, cioè, ti ho detto metto taunt eccetera, va bene. Non penso che tu abbia fatto di proposito, sicuramente no. Ma ci mancherebbe pure, cioè, nel senso, mo, stiamo impazzendo. Ovvio che non ho fatto di proposito. Non sono stato chiaro. No, me, fammi tipare qualcosa però, cazzo. Per favore. Senza Uzru, dove cazzo vado senza Uzru nel pipi? Ah, ok, cazzo, questa era di Vlad, che non l'avevo visto. Questa è veramente troppo presto per pensarla. Ma ti posso chiedere un favore fraterno dopo questa cosa qui per riappacificare il rapporto? Certo, caro, ma tutto quello che mi chiedi sarà fatto. Tutto? Man, tutto. Mi banneresti bombetta per una ventina di minuti? Hai detto tutto? L'hai detto, non puoi rimangiartelo. Ho detto tutto. Eh sì. Una ventina di minuti. Cazzo, ho detto veramente tutto, ho detto. Posso sapere cosa è successo? Ah, così, giusto per farmi riprendere il mood goliardico e pacifico. Una cosetta, 20 minuti, 20 minuti, non so mica... È brutta situazione questa, No, ma sono serio, ti lo sto chiedendo veramente. Cioè, gradirei che tu lo facessi per 10 minuti, 20, 20, 20, 20, 10 sono troppo. Non vedo il bando. Ma hai fregato! Posso vedere prima se perdo qua, no? Sai perché potrebbe compromettere il mio mood? Sai, sarebbe brutto perdere con questa mano? Molto brutto, vero? Ok. Bombe, Poi lo riammetto io, non ti preoccupare. Poi ti riammette mai, caro. Poi ti dico, caro. Poi ti dico, caro, non è successo niente. Grazie. Prego. Poi ti riammetto fra 20 minuti, vabbè. Man, che cazzo è, man? Ma il turno è? Che cazzo devo fare? 40 secondi sono pochissimi, sono. Mistrello? No, man, dai, ma che turno mi fai fare? Basta! Regola numero 10. Le reclute aiutano a sopravvivere.
Allora, che ce la faccio a farlo sto due. Se ce la farai, dopo tutto. Sarebbe stato da vendere pipistrello, prendere 3-3, mangiare il pezzo, vendere il pezzo e finire anche su Nadina. Sarebbe cambiato veramente poco. Sì, man, che cazzo di turno mi ha... Cioè, che cazzo di turno ho fatto? Cioè, cos'è sta roba? Turno 11. Cioè... Ma hai visto la quantità di triple che mi è uscita? Ho notato. Sì, ho notato, ho notato. Basta? Qua? Sì. Porca puttana, penso di Simen. Mi serve Uzrul. Cioè basta, insomma, parliamo in realtà, eh. Cioè, ok. Sì. Sì. Abbastanza, nel senso, io non mi posso più permettere di perdere. Avevo il 70% di vita. Magari andare un pochino più veloce potrebbe essere simpatico, no? Mangio. Sono tre. Roll. Boom boom. Sì, ci stanno. Era boom boom un cazzo perché no, ho trovato demone. Oh, queste salte puzzano abbastanza. Mi sa che metto la seconda 6-5, no? Tanto questa può essere ciclata. Vorrei che lui crescesse di più, ma sta mangiando delle salte veramente pessime. Ma è roba, bro. 1-1, 1-2, 2-4, 2-6, 2-4, 4-4. Questa è la taverna 6. Dio... Taverna 6 sta roba! Forte. Questo è gigante. C'ha un 21-105. L'ho visto. Però non ha Divine Shield. Sì. Sì, potrebbe darglielo con la 2-1. No, a me veramente? Non ci credo. Mike. Incredibile questo colpaccio al Bernabeu. Sul serio? Ok, in realtà... Ok, il problema è che quella roba lì non deve attaccare. Non deve attaccarti il tuo. Cioè, non deve attaccarmi il mio 105. No, man, che cazzo? Ma che hit sono? Ma che hit sono? Ma cos'è sta roba? Sei hit, stavo comunque sopra, eh? Sto comunque sopra questo tipo io. Che hit sono? Perdonami. Ok, siamo contro di lui. Come mi miglioro? Non ne ho idea. Selfless forse? Non ho idea. Veleno? Non ne ho idea. Ok, veleno. Veleno è meglio di mamma sempre, no? Veleno, lui c'ha un Divine Shield solo. Potrebbe essere worth con la sporetta. No, no, la prendo, bro, infatti. Queste sono stat decenti, perlomeno. Lo metti in fondo, no? Conviene. Proprio in fondo, magari no, sai. Pacco prima col 109-110, bro. Così perlomeno ho più possibilità di sniperare il suo drago. Se snipero il suo primo drago, ho vinto. Altrimenti lui fa solo vario trade, no? L'ha messo terzo? Vuole che prenda Divine Shield, ha tipato Surface. Attacca prima. Però non cazzo! Non è morto, è morto. Sì, è morto, ma... Ne hai abbastanza tu adesso? No, il fight è vinto al 100%. Guarda lui, bro. Guarda lui. Dobbiamo solamente capire quanti danni facciamo. Comunque sarà super close vince questa partita. Cioè, siamo veramente al 50-50.
Mi sa che scali leggermente di più tu, non a Calegos. Sì, scala un sì, po' però più dipende, non, dipende anche dagli hit che faccio io. Questo è stato un buon hit. Oh, sì, l'ho ammazzato il drago. Ho capito, erano tre danni in più, si attaccava l'altro, però. Come miglioro sta roba, man? Solo con Selfless, no? Selfless. Selfless e basta. Selfless e continua a buffare i demoni. Tieni la sporetta. La sporetta va tenuta, secondo me. Ma ha senso spendere il gold per buffare i demoni? Ma si buffano da soli con il pipistrello? Sì, sì, però un pochetto pure. Ah, ecco qui. Beh, in realtà sono due. Cioè. È un gold, capito? Sì, ci può pure sta. Serve... Oh, aspetta. E quel ghoul? Oh, man, il ghoul potrebbe essere forte, dici? Tipo secondo. Il ghoul mi ammazza la spora, bro. Vero. Non mi sembra neanche. Cioè, dovrei levare il ghoul per la spora, ma... Se me stiamo là. Cioè, metto ghoul e gli spacco due Divine Shield, ma lui non ha stat grosse, secondo... Cioè, boh. Ghoul è al posto di spora dove andare, però. Sì, probabilmente è ward. Sì. Probabilmente è al limite, poi togli un altro demone e ci metti Maexna se la trovi, no? L'unica sfiga è che attacchi prima lui, ti attacchi il... Il goal, certo. Chiaro. Il infatti, goal. Vabbè, comunque lo metto secondo io. Cioè, il 33%. No, il goal comunque è super worth. Certo. Vabbè, nel senso, è giusto, no? La faccio. Però non è morta la spora. Cioè, perlomeno, perlomeno non è morta... Esatto, cioè, comunque è servito il goal. È stato comunque worth. Sì, esatto. Super worth. Adesso, vabbè, gliela dà per forza, però due bumper io, no? Tre bumper io. Man, la mamma, mi spaccate la mamma? No! Cazzo, no! Il gol va tenuto, è fortissimo. Non so veramente come migliorare questa roba. È impossibile migliorarla. Forse Selfless è meglio di Ghoul, no? Forse. Non lo so, perché lui c'ha tre scudi divini. Selfless te ne dà uno a te. Ok, Selfless triplata è meglio di Ghoul, però. Sì. Quindi proviamo a triplare Selfless. A Mul non serve un cazzo. Però penso che se vendi il 35-38, ad esempio, che ci fa poco, e ci giochi Selfless, il tuo Ghoul... distrugge i suoi divani. No, la ghoul entra, la ghoul entra. Cioè, Selfless entra, però ghoul devo metterlo prima, dopo. Per forza. Perché? Non è detto. Man, se no c'è di solito la Selfless se prende il ghoul. E quello sarebbe veramente un disastro. Qua prende i pezzi più piccoli, in modo che mangio quelli più grossi. Lui attacca sempre prima di Selfless, no? Quindi l'unica sfiga è se attacca il tuo ghoul. E quindi dove metto la Selfless? Prima comunque? No, la metti dopo ghoul, in ogni caso quando tu... Esatto. Quando tu... Non è giusto, è giusto. Quando il tuo è ghoul giusto muore, Selfless no. Terza, no, io pensavo che tu volessi mettere il ghoul dopo Selfless, è quello che non... No. È giusto. Forse non l'avrei presa con l'Hero Power, quella Selfless, perché non muore dal tuo ghoul, però vabbè. Ah sì, vabbè, abbastanza irrilevante, però. Cioè, alla fine la cosa importante è capire... è questo il problema, no? Oh cazzo, l'ho tolta. Ah no, l'ha messa terza. Vabbè, unlucky. L'ha messa terza, vabbè, è stato lungimirante, che... No, qua è stato il problema... Madonna, mezza, andava sul 6-4 e non bumperava? Cioè, non moriva? Cioè, non bumperava e non moriva. Sarebbe stato god, sarebbe stato. Qua la mamma fa bumper. Il problema è che il bumper è per Baron, che fa schifo. Quel pezzo non va traddato col mio 183 mai nella vita, eh. Ok. Madonna, però che fai? Super close. È incredibilmente close, questo fight è incredibile. Ok, vinciamo matematicamente. Però non lo butto fuori, no? Perché matematicamente? Perché il mio 195 ammazza il suo pezzo. Sì, ma se pareggiate, pareggiate.
Ah, ok. Matematicamente vincevo, dovevo attaccare il primo, capito? Come state a percentuali? Bro, selfless... Chi è che ha messo bombetta? Selfless Lightfang è meglio di Goal, sì, a sto punto. Goal non fa più un cazzo. Ha messo la selfless troppo lontana. Quindi comunque Baron è meglio di Goal tutta la vita. Lui primo che bumpera Carnassa. E non si chiama Carnassa. Il tetrepo devo prendere in realtà. Qua potrei ciclare ancora demoni. Sì, qua ciclo ancora demoni. Il tetrepo devo prendere, l'ho sbagliato. Fight è finito, no? Non ha senso prendere Grotol. Se stat non so malissimo, però. Però c'è di meglio, c'ho due roll. Mi hai delle stat decenti? No. Lui la metto qua, perché in modo che Baron perlomeno fa da bumper, no? Storetta, ha preso. Il taunt infatti non lo... Bro, qua. Ok, vabbè, lo stesso, lo sta lì. Ok, la 1-7 bumper pure. Sì. Ok, questo è un bumper. Buono, perché questo mi dà tempo adesso per far attaccare i pezzi. Sa che Grossi, che sono i suoi draghi, comunque è stato bravo, lui c'è poco da dire. Micchia bro, che game, GG man. Io ho preso la 2-6 questa partita che avevo mezzo demone, no? Veramente, questa è stata una bella partita, cazzo. Veramente un gran match. Veramente un gran match. Gran tuni e gran match. Bel match, cazzo. Dai, Timo, gli è piaciuto, bro, questo? Questo è da canale, oh. Vediamo, gioco, dubito. Grandi, incredibile. Ok, hai...